Buongiorno Davide, oggi parliamo di un argomento che interessa molto chi utilizza i servizi cloud, cioè i costi. In particolare la discussione sollevata da un tweet del CTO della società 37 Signals, che gestisce la piattaforma di gestione di progetti, Basecamp e altri prodotti, che ha deciso di abbandonare i servizi cloud nel mese di ottobre 2022 a causa di bollette troppo salate. Bene, ora il CTO e creatore di Ruby on Rails, David Heinemeier Hansson, ha fatto i calcoli e ha scoperto che la bolletta cloud per l'anno 2022 ammontava a 3.201.564 dollari, ovvero 266.797 dollari al mese. $1 million. Una parte significativa di questa spesa, pari a 760.000 dollari, è andata per l'utilizzo di servizi EC2 di AWS e EKS, sempre di Amazon. Per darci un'idea di cosa questo significhi in termini di infrastruttura, Hanson ha fatto un confronto su Twitter tra questi costi e quelli necessari per acquistare server con 288 virtual CPU e altre risorse per 3 anni, scoprendo di dover pagare soltanto 1.200 dollari al mese. Il CTO ha anche sottolineato che questi costi sono il risultato di uno sforzo concertato con il fornitore per tenerli il più basso possibile. Il team di Ops esegue un programma di ispezione dei costi con report mensili e tracciamento e hanno stipulato degli accordi a lungo termine che lui chiama Private Pricing Agreement, e questo budget è altamente ottimizzato. Ma Hanson pensa anche che questi costi potrebbero essere drammaticamente ridotti con un passaggio a hardware Dell di proprietà e hosting gestito da un'azienda chiamata Deft. La voce di maggior costo per la società è stata di 907.000 dollari per immagazzinare oltre 8 petabyte di dati in AWS S3, che è un servizio di archiviazione dati di Amazon. Hanson ha fatto notare che questa configurazione utilizza una strategia di replicazione dual region, quindi resisterebbe alla scomparsa di un'intera region di AWS. Tuttavia, il CTO non ha dettagliato come riuscirebbe a ottenere la stessa resilienza senza o con meno cloud, ma ha infine promesso che farà questo stesso esercizio contabile in pubblico il prossimo anno per farci vedere quanto riesce a risparmiare. C'è da dire che molti hanno reagito a questo tweet e si è creata la solita spaccatura tra chi sostiene l'abbandono del cloud perché ormai i costi sono fuori controllo, specialmente con gli ultimi aumenti che ci sono stati, e chi invece che riprodurre il livello di servizio offerto dal cloud su una propria struttura è molto complicato e costoso, e alla lunga non è detto che i costi siano inferiori. Dal canto mio posso dire una cosa banale: fare una comparazione semplicemente con il costo dell'hardware è una scemenza. Lo stesso Hanson ha citato di utilizzare OpenSearch, RDS, ElastiCache, oltre a S3. Questi servizi vanno configurati, mantenuti, aggiornati, patchati, quantomeno il costo umano di questa manutenzione andrebbe evidenziato. E aggiungo che fare un'attenta analisi dei costi fin dai primi momenti è essenziale. C'è tutta una disciplina del cloud chiamata FinOps che si concentra sull'ottimizzazione dei costi, e non è chiaro se in questo caso i costi siano stati ben ottimizzati fin dall'inizio o se sia stato più un rage quit dettato da una bolletta inaspettatamente troppo alta. E niente, insomma, per oggi è tutto qua, puntata monografica dedicata a DHH, che comunque è un personaggio, vi consiglio di andare a guardarvi un po' delle robe uscite intorno a Basecamp e Hey.com negli ultimi anni, la sua cultura aziendale, ci sono tanti spunti che portano a discussioni interessanti. Quindi, grazie per avermi seguito fin qui e vi annunzio che domani non ci sarà il buongiornissimo, ma nel pomeriggio alle 17, intorno alle 17 sui canali di Continuous Delivery andremo live con la prima puntata dell'anno e parleremo di intelligenza artificiale, che lo so che è un argomento che vi interessa perché le vedo le statistiche dei miei video. Quindi vi consiglio di venirci a salutare in live e seguire la puntata perché sarà interessante. Avremo anche un paio di ospiti. Quindi saluti lunghissimi, ma ho finito davvero. Ciao.